Ciao ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video dedicato a The Sims. È davvero da un sacco di tempo che mi chiedete di tornare con questa tipologia di video e alla fine mi sono decisa e ho deciso di riportare The Sims sul canale. L'ultimo video che ho pubblicato di The Sims risale a parecchio tempo fa. Avevo iniziato da poco una stagione che però non ho portato a termine, non ho più continuato e non mi sembra il caso di riprenderla adesso dopo tanti mesi, proprio perché è passato un sacco di tempo, e quindi ho pensato di iniziare una nuova storia con una nuova sim che è lei. Però come potete notare questa sim non ha né un nome né un cognome, e questo perché sarete voi a sceglierlo, e non ha neanche un'aspirazione e di conseguenza i tratti. Quindi qua sotto nei commenti voi cosa dovete fare? Dovete scrivere il nome e il cognome che vorreste dare a questa sim, quindi guardando un po' la sim che ho creato qual è il nome che volete darle, scrivetelo qua sotto nei commenti, e poi scrivete anche quale aspirazione tra tutte queste volete dare a questa sim. Per quanto riguarda la storia, saremo io insieme a voi a decidere cosa fare, quindi sotto ogni video insieme decideremo come far andare avanti la storia, e partiamo proprio dal principio, quindi dal suo nome e dalla sua aspirazione. Quindi mi raccomando, commentate qua sotto, e il commento che riceverà più mi piace per quanto riguarda il nome sarà il nome che poi effettivamente darò a questa sim, e la stessa cosa vale per l'aspirazione. Quindi il commento che riceverà più like per quanto riguarda l'aspirazione e di conseguenza i tratti sarà poi l'aspirazione che sceglierò per lei. Intanto vi faccio vedere però la sim che ho creato, perché tutti i look li ho già completati. Eccola qui, ho scelto di realizzare una sim giovane, una ragazza con i capelli abbastanza lunghi sul biondo. L'unica cosa che ho di materiale personalizzato, ve lo dico subito, è l'acconciatura e le ciglia. Tutto il resto fa parte del gioco. Ho deciso di tenere davvero pochissimo, se non praticamente nulla, di materiale personalizzato, perché mi rallenta un sacco il gioco. Comunque partiamo, questo è il primo look, il look quotidiano che mi piace molto, super estivo, perfetto per l'estate, la salopette lunga in jeans con la maglietta corta, un crop top sul giallo e poi dei sandaletti bassi. Per quanto riguarda gli accessori, l'unica cosa che le ho messo sono stati questi orecchini a cerchio dorati. Poi per quanto riguarda il look formale, ho scelto questo, quindi un tubino bianco abbastanza corto devo dire, con una cintura in vita e questo blazer giallo che mi piace molto. Per quanto riguarda le scarpe, ho messo delle ballerine a punta con il laccio alla caviglia sul color sabbia. L'acconciatura è sempre la stessa, sono andata però ad intensificare lo sguardo con un po' di ombretto sugli occhi. Poi passiamo al look sportivo, molto molto semplice, degli shorts molto corti, colore verde Tiffany, un toppettino rosa chiaro con il top sotto, e guardate che bello dietro con questo intreccio sulla schiena, fantastico, mi piace molto. E per quanto riguarda le scarpe, queste simil Converse bianche. Poi il look da notte è davvero super super semplice, un accappatoio molto lungo con queste ciabatte con il coniglietto che io personalmente adoro. Il look da festa invece è questo qui, questo abito rosso che mi piace molto, le ho messo anche l'orologio in tinta con il vestito, ai piedi ha queste zeppe nere. E per quanto riguarda il trucco, questo è quello che le ho messo, quindi un punto luce all'interno dell'occhio, uno smokey eye sul marrone e il rossetto rosso. Poi passiamo al look da spiaggia, da piscina, e tra l'altro avete visto la nuova espansione che dovrà uscire dedicata proprio all'estate, non vedo l'ora di provarla perché i nostri sim finalmente potranno andare in vacanza, rilassarsi sulla spiaggia, potranno fare i bagni, sono un sacco di cose e non vedo l'ora davvero di che arrivi appunto il 21 giugno per poterla scaricare. Comunque questo è il suo look da spiaggia, quindi costume intero che mi piace molto perché è un po' vintage, quindi a vita alta sul color jeans con questo bellissimo nodo sotto il seno, e poi le ho messo questi occhiali da sole, devo dire molto molto chic e leopardati, e anche dietro questo costume è davvero molto bello. Ai piedi non le ho messo assolutamente nulla. Poi passiamo al clima caldo. Per quanto riguarda il clima caldo, anche qua un look abbastanza semplice, quindi un crop top, una maglietta a maniche corte giallo senape, e dei jeans corti con qualche strappo, e poi semplicemente dell'infradito rosa per essere il più comoda possibile. E l'ultimo look, che al momento non ci servirà, però quando arriverà l'inverno ovviamente dovrà essere vestita nel modo adeguato, quindi ho già preparato anche il look invernale.
sotto ha una camicetta di jeans, un maglioncino rosa che si abbina con questo berretto rosa con il pompon, e poi sotto le ho messo semplicemente dei leggings neri molto aderenti e gli stivali alti grigi con il pelo, proprio perfetti per l'inverno. Nulla, quindi questa è la sim che ho creato per questa nuova avventura e sono davvero curiosissima innanzitutto di scoprire il nome e la sua ispirazione, quindi mi raccomando qua sotto nei commenti partecipate, fatemi sapere la vostra. E poi sicuramente insieme andremo a creare questa storia. Io pensavo di non utilizzare nessun trucco, niente di niente, e di farle guadagnare i soldi per poi costruire la casa. Quindi partirà davvero dal minimo indispensabile, da pochissimo, e piano piano costruirà la casa, le varie stanze, troveremo insieme comunque il lavoro che dovrà fare e tutto quanto. Non vedo l'ora di vedere insomma come proseguirà questa storia. Spero che questa idea di condividere, di far scegliere quasi tutto a voi per quanto riguarda questa sim vi piaccia. Se è così, quindi mettete un pollice in su di supporto ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Se avete comunque qualche idea su come potrebbe evolversi la storia, scrivete qua sotto nei commenti, che i consigli sono sempre ben accetti, perché in realtà non ho molte idee. So di non voler utilizzare il trucco dei soldi, nel frattempo vi faccio vedere ancora qualche look. E quindi sicuramente dovrà iniziare a rimboccarsi fin da subito le maniche per costruirsi una casa da sola e piano piano andare ad arredarla, perché non avrà praticamente nulla con sé al momento, quindi dovrà davvero rimboccarsi le maniche e costruirsi pian piano la casa, una carriera e via dicendo. È davvero da tanto che non gioco a The Sims, sono super contenta di essere finalmente tornata e tra l'altro non ho ancora provato l'ultima espansione che è uscita, quindi sicuramente poi insieme andremo a vederla, quella dedicata ai VIP, quindi dove i nostri Sim potranno intraprendere una carriera come attrice e quant'altro. Andremo sicuramente a vedere insieme anche questa. E se avete qualche consiglio, poi sicuramente nei prossimi video ve li chiederò, perché ripeto, non ho ancora giocato con questa nuova espansione. E nulla, quindi vi aspetto qua sotto nei commenti. Se riesco, già questa settimana andrò a pubblicare un secondo video, così potremo scoprire quale sarà il nome di questa sim, perché davvero sono molto curiosa, e poi andremo a decidere dove collocare la sua casa e via dicendo. Nulla, io ragazzi vi mando un grandissimo bacione, spero che questo ritorno di The Sims vi faccia piacere. Se così, ripeto, spolliciate per supportare il canale. E nulla, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video dedicato a The Sims. Ciao.